Un momento importante per il cinema, per un settore che è stato duramente colpito dalla pandemia e dall'evoluzione anche sociale di un settore molto particolare che rimane però molto importante per la città. È così, la pandemia ha peggiorato una situazione che però andava interpretata. Vero che il 2019, come è stato ricordato, era stato un anno molto buono per il cinema, però è chiaro che, soprattutto per le nuove generazioni, va fatto qualcosa affinché si affezionino al cinema come lo eravamo noi. Oggi è stato ricordato perché il cinema è importante. Può sembrare un dettaglio, ma anche stare in una situazione in cui sei con degli sconosciuti è qualcosa che socialmente aiuta. Oppure il fatto che per un'ora e mezza, due non guardi il cellulare. Io stesso mi trovo a casa, magari vedo una serie, sono sul divano e mi scappa l'occhio sul cellulare. Invece al cinema ha questa grande magia, cioè ti tiene inchiodato a una storia, a delle immagini, a una sceneggiatura, a una musica. Il cinema in centro è molto importante oggi perché, se di nuovo ricordato, c'erano 50 sale in centro a Milano anni fa, non è rimasto quasi più nulla, per cui garantire anche vita serale al centro è assolutamente importante. Oggi è la risposta di Milano, è la risposta di un mondo delle istituzioni del cinema, di un mondo dell'impresa che si prende la responsabilità, l'onere di tenere aperto un cinema monumento, perché è monumento nel senso che è un luogo dove tutti, dove tante generazioni si sono ritrovate, si sono conosciute, si sono amate e hanno amato il cinema. Quindi giornata molto bella perché in una fase sicuramente storicamente molto molto complicata, con un meno 70% dei titoli d'ingresso nel cinema a livello nazionale, chiaramente dovuti ai mesi più crudi, più difficili della pandemia. Insomma, questa è una bellissima risposta. Milano può guidare un modello diciamo, di valorizzazione di queste sale che vanno scomparendo? Allora, chiaramente bisogna essere prudenti. Io ho detto ai titolari, soggetti che si sono presi questo carico, che li seguiremo, che saremo con loro, monitorando anche l'andamento nel medio e lungo periodo di una gestione nuova per una sala di questo tipo. Sicuramente è un bellissimo segnale che Milano e le sue imprese danno al paese. Dopodiché, prima di parlare di modello, credo che vada fatto un monitoraggio attento, vada seguito, le istituzioni ci devono essere. Oggi, non a caso, Sindaco Sala e io stesso, a fianco della Cineteca e degli imprenditori che hanno parlato e che si sono dimostrati disponibili e che hanno quindi attivato questa nuova gestione, abbiamo voluto esserci proprio per dare questo segnale. Speriamo che possa essere davvero un modello Milano per il futuro. Con l'allentamento della pandemia, lo streaming sembra che abbia un attimo rallentato. Abbiamo visto Netflix e la gente vuole tornare fuori. Ritorneranno nelle sale? Pensa che sia un po' invertito il periodo. Abbiamo lasciato alle spalle il periodo buio della pandemia per quanto riguarda il fronte del cinema? Ma allora non nascondo una certa preoccupazione, perché comunque i dati parlano ancora di una prudenza, di una grossa prudenza nell'entrare, come dire, rispetto ai numeri precedenti in sala e nell'acquistare titoli per le sale. Mentre per il teatro, parlo di Milano, insomma, devo dire che soprattutto per alcune sale sta dando bene, c'è una grande adesione alle stagioni. E in questo voglio complimentarmi con i nostri direttori e direttrici perché stanno facendo un lavoro eccellente. Non da meno il lavoro di chi gestisce i cinema. È chiaro che prima di parlare di un ritorno di massa nelle sale, insomma, bisogna vedere come andranno questi dati. C'è anche da dire che l'analisi della curva o comunque dell'andamento dei botteghini delle sale cinematografiche va analizzato andando indietro negli anni e immaginandosi, nessuno lo può sapere, che cosa può succedere in futuro. È chiaro che la pandemia ha dato un colpo inequivocabile ai botteghini delle sale cinematografiche, perché le piattaforme sono entrate sempre di più nelle case e nelle famiglie, quindi la logica on demand ha prevalso sull'adesione a una serata con un titolo proposto da un cinema.